Ci tengo a dire che l'attività sinergica dell'ISPRA, dell'agenzia e anche delle forze dell'ordine ha comportato attività di controllo sugli oltre 6.500 impianti presenti sul territorio nazionale, coprendo l'85% delle stime del fabbisogno programmato. Sono attività di controllo che non devono essere viste solo in chiave repressiva, ma devono essere viste anche in chiave di accompagnamento delle imprese verso comportamenti e modelli di produzione virtuosi e dare anche ai cittadini, una chiave di trasparenza e di comunicazione, risposte concrete alla domanda crescente di tutela ambientale del Paese. Nel rispetto delle competenze e dei ruoli, perché ovviamente l'Arma dei Carabinieri è una forza dell'ordine, noi siamo un sistema nazionale a rete, mettendo a frutto e mettendo insieme le competenze e facendo sinergie. E questo ci consentirà di avere una mappatura completa, dati integrati sul territorio e controlli più efficienti e più efficaci.